quando si discute della salute dei 5 milioni di veneti non esiste che venga messa a repentaglio, perché noi in Veneto sa, diciamo una cosa, che solo i pessimisti non fanno fortuna e anche oggi c'è il sole. Venerdì, non un venerdì qualunque, lo sappiamo, siamo all'interno della settimana in cui vige ancora l'ordinanza restrittiva che ha modificato di fatto le abitudini dei nostri comportamenti quotidiani. Lo avete visto e appreso assieme alla nostra cronaca giornaliera qui su Verona News, e lo sapete perché vivete come noi il contesto e il tessuto della nostra città, una città laboratorio, Verona, dell'economia, della politica, e insieme si prova appunto a dare delle risposte. La Lega oggi lo ha fatto a Palazzo Barbieri con una conferenza stampa che è stata anche più una chiacchierata insieme con le associazioni di categoria che hanno partecipato e hanno dato il loro punto di vista, le voci dei protagonisti nel nostro servizio. Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale di Verona, in questo caso l'assessore Zavarese, e tutti i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali che hanno partecipato a questo tavolo. Abbiamo portato la nostra esperienza di quello che è successo questa settimana, con tutte le problematiche di tutti i settori, commercio, turismo, servizi, perché non ha colpito solo un settore. Ci sono settori che a lungo termine avranno danni un po' più pesanti, ci sono altri settori che hanno danni immediati, subito, per cui i danni li hanno ricevuti tutti. Cosa vogliamo? Vogliamo un attimo un cambio della comunicazione per tranquillizzare la gente sia in Italia ma soprattutto all'estero. Non sono medico, per cui non posso dare determinate definizioni, ma nella provincia di Verona non c'è nessun caso di coronavirus, perlomeno da quanto a nostra conoscenza i giornali a stamane, per cui che ci facciano lavorare, che ci lasciano lavorare, che riaprono scuole, riaprono i musei, riaprono le attività commerciali e che si dia un attimo di tranquillità alle persone che girano in città. Guarda, il problema è semplice. Io vi prego, a voi della comunicazione, di cambiare rotta, perché si vedono delle cose in televisione che fanno rabbrividire. Mi si dice che anche in Germania ci sia un bel focolaio, anche in Germania, ma che non venga pubblicizzato. Perciò diciamo che vogliamo che la comunicazione sia fatta in un'altra maniera. Dopo possiamo andare avanti a parlare di dati, a parlare di tutto, di come si può fare, di come ci si può aiutare, però purtroppo in questo momento la comunicazione è indispensabile. Prima cosa innanzitutto è quella che abbiamo sollevato, effettivamente è il problema della comunicazione. Secondo me su un problema di questo tipo siamo stati gli unici in Europa a fare controlli così ferrei e alla fine dei conti a comunicarli così male, perché la comunicazione che è stata fatta è stata completamente sbagliata, vedendo come si sono comportati gli altri stati, e la conseguenza è stata che oggi tutti i settori produttivi e economici delle nostre regioni, ma soprattutto quelli anche della nostra provincia, che è una provincia turistica e la quarta in Italia, sta subendo degli effetti che sono gravissimi. E non è che se il turismo va bene gli altri settori vanno bene. Noi abbiamo fatto un conto che ci sono circa metà delle aziende artigiane di Verona, cioè intorno alle 14-15 mila aziende, che patiranno delle sofferenze non indifferenti dal punto di vista economico, proprio per il fatto che ci sarà una mancanza di turisti. Speriamo in questo momento di trovare delle strategie che possano rilanciare quella che è l'attività della nostra città e che in qualche modo possano un po' rimarginare una ferita che però ci porteremo dietro per molto tempo. Un altro argomento, hashtag nel mondo della comunicazione, che ho voluto puntare è la sicurezza. Sì, la sicurezza, perché noi abbiamo visto che in questi giorni ci sono delle segnalazioni di alcune persone che girano per le case, soprattutto prendendo di mira le persone anziane, alle quali noi mandiamo un invito di non aprire se non si conoscono perfettamente le persone, perché si fingono degli operatori sanitari, in realtà sono dei truffatori che cercano di truffolarsi nelle case per rubare qualche cosa. Oggi abbiamo riunito tutti i rappresentanti delle categorie economiche, perché chiaramente il momento che stiamo vivendo è un momento di estremo disagio e di grandissima difficoltà. Verona è una città magnifica, è una città che ha sempre vissuto sul turismo e su tutto quel circuito virtuoso che il turismo ha portato per tutte le nostre realtà economiche e commerciali, ed è quindi fondamentale cercare di ripartire costituendo un vero e proprio lavoro di squadra, costituendo rete con i rappresentanti delle istituzioni comunali, della provincia, della regione e anche con i nostri
rappresentanti in Parlamento e chiaramente anche con i rappresentanti delle categorie, che poi sono i soggetti che hanno il maggior polso della situazione, ma che hanno anche le informazioni più dirette su quelle che sono le difficoltà che questo nuovo fenomeno sta causando alla nostra città e alle eccellenze della nostra città. È chiaro che l'aspetto sanitario non può essere sottovalutato, purtroppo però si è unito a questo aspetto sanitario una sorta di psicosi che sta creando dei panorami che sono spettrali per la nostra città. È quindi importante e fondamentale mandare un messaggio positivo, un messaggio di tranquillità per Verona, ma più in generale anche per il Veneto e per il paese, perché il nostro è un paese meraviglioso, pieno di eccellenze che devono essere coltivate, sviluppate e valorizzate. E questo è il lavoro che abbiamo cominciato oggi con questo tavolo e che continuerà con ulteriori incontri, con ulteriori discussioni, ma soprattutto con delle proposte concrete che andranno ad agevolare e vorranno agevolare tutte quelle che sono gli operatori che si trovano oggi appunto in difficoltà. Quindi auspichiamo, come è stata oggi, una grande partecipazione, ma soprattutto, ripeto, un lavoro di sinergia e di squadra con tutti noi.